Ciao a tutti, ora lavoriamo per costruire una parabola come luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto fisso detto fuoco e da una retta chiamata direttrice. Il punto fisso detto fuoco lo prendiamo in una posizione qualsiasi del piano. Gli cambiamo subito nome. Lo chiamiamo F, fuoco. Per quanto riguarda la retta direttrice, in questo caso lo prendiamo sovrapposta all'asse delle ascisse, quindi completamente orizzontale. Per tracciarla ci servono due punti, entrambi presi sull'asse delle ascisse, e poi scegliamo il comando che ci permette di tracciare una retta che passa per due punti, 1 e 2. Fatto questo, possiamo evitare la visualizzazione degli assi in questo modo. A questo punto devo prendere un qualsiasi altro punto che fa parte della direttrice, ad esempio questo, il punto C, ed evidenzio il segmento FC, segmento tra due punti, indico i punti coinvolti. Ecco il segmento FC. Adesso traccio l'asse del segmento FC. Asse di un segmento, specifico che voglio l'asse di questo segmento ed ecco l'asse del segmento. Ora traccio una linea retta perpendicolare alla direttrice. C'è un comando apposta, retta perpendicolare. Devo specificare che è perpendicolare rispetto a questa retta e che voglio che passi da questo punto. La retta che ho appena tracciata interseca sicuramente l'asse del segmento che avevamo indicato prima. E adesso mettiamo in evidenza il punto di incontro. Intersezione di due oggetti, specifichiamo l'intersezione fra questo oggetto e quest'altro. Abbiamo ottenuto il punto D. Il punto D gode contemporaneamente di due particolarità. È equidistante da C e da F perché fa parte dell'asse del segmento e nello stesso tempo il segmento DC misura la distanza del punto D rispetto alla direttrice. Questo perché la distanza si misura perpendicolarmente e l'asse, anzi scusate, il segmento CD è proprio perpendicolare alla direttrice. Se io ora nascondo A e B perché non ci interessano più, via e via, e con il tasto destro faccio in modo che la traccia del punto D sia attiva. Quando muovo il punto C, succede questa cosa qui. Praticamente la linea che noi vediamo rappresenta la posizione istante per istante del punto D, che ha la particolarità di essere sempre equidistante dalla direttrice, misurata perpendicolarmente ad essa nel punto C, e dal fuoco, che è il punto F.